Amici, bentornati sull'ormai ben conosciuto, più che conosciuto, canale 9000 giri di elaborazioni autosportive, dove ovviamente, come dice il titolo, parliamo di elaborazioni auto o di meccanica in generale. In questo caso avete una Suzuki Swift Sport Hybrid, avete visto tanti filmati sul canale di quello che noi facciamo e vi interessa, diciamo, personalizzare un po' la vostra vettura. Guardate il video che così imparate qualche cosa di nuovo. Sigla! Allora, come premesso, abbiamo questa Suzuki Swift Sport Hybrid comprata usata, però molto molto in ordine, a veramente pochi chilometri. Questo è un cliente che arriva, se non mi ricordo male, dalla Valtellina. Ultimamente ci stanno arrivando clienti dalle zone più disparate, parecchi anche dalla Valtellina. Potrei sbagliarmi, però secondo me arriva giù di là. Infatti ci ha lasciato la macchina, ci lascerà la macchina per almeno 2 settimane. Ci ha chiesto appunto di fare un lavoro completo, tranne la parte estetica, che riguarda appunto motore, assetto e impianto frenante. Allora, la macchina, come vedete, è ancora vergine, come ce l'ha portata il cliente. Vi descriviamo, avendo in mano i vari pezzi, quello che andremo a fare. Per cui assetto: non vuole abbassare la macchina il cliente, montiamo solo ammortizzatori sportivi Bilstein B6, quindi che hanno l'altezza, sono dei monotubo rispetto ai bitubo originali, hanno una taratura sportiva e hanno la stessa altezza dell'ammortizzatore originale, quindi l'assetto lo aggiustiamo con i Bilstein B6. Parte motore, tutta la linea di scarico adesso è infagottata, però comunque ormai l'avete vista in più di un video, cioè tutta la parte centrale terminale Ragazzon. Questo è il terminale omologato, dove vedete che c'è la relativa omologazione, qua vedete la sigla della macchina, qua sotto ci sarà la stampigliatura, questo è il terminale, queste sono le derivazioni, quello è il centrale diretto e queste sono le due uscite da 112 in carbonio. Di questi lavori qua ne abbiamo, credo, già fatti una trentina, veramente li facciamo a nastro perché sono macchine che si prestano molto bene a questo genere di modifiche. Sempre parlando di motore e sempre parlando di uno stage 1 molto tranquillo, filtro aria a pannello della BMC, centralina C-Box che abbiamo già descritto svariate volte, ovviamente tarata in maniera non eccessiva, quindi una taratura che ci possa consentire circa 26-28 cavalli, e come ultima parte sul motore il pedal booster, che consente di avere un miglioramento nella reattività di risposta del pedale acceleratore notevole, quindi di avere la macchina molto più reattiva. Passiamo a questa parte che riguarda anche un tagliando, per cui il cliente ci ha chiesto di fare il tagliando, il filtro aria ovviamente utilizzeremo quello, ricambi Bosch, filtro olio, filtro abitacolo, candele triplo platino originali Suzuki, perché non ci sono di concorrenza. Come vedete manca la parte impianto frenante. Allora, l'impianto frenante, ovviamente abbiamo ordinato dischi e pastiglie, e qui volevo aprire un piccolo inciso perché purtroppo noi utilizziamo spesso come aziende la ABC e la Zimmermann, e in maniera del tutto inspiegabile, veramente inspiegabile, non hanno ancora messo a catalogo un kit di dischi e pastiglie specifici per questa macchina, cioè c'è una richiesta incredibile e loro non li hanno ancora messi a catalogo. Il cliente ci ha chiesto se riusciamo a trovargli la soluzione, ho contattato la Tarox, che è una ditta italiana vicino a Monza, poco fuori Milano, e sulla base abbiamo calcolato il diametro dei dischi, che davanti sono 285 e dietro 252 se non sbaglio, ci stanno realizzando i dischi su misura. Praticamente ci facciamo fare i 4 dischi con la lavorazione F2000, quindi solamente baffati. Dobbiamo solo controllare che quando ci arriverà il tutto le pastiglie siano esattamente quelle giuste, e in questo modo abbiamo risolto per andare all'impianto frenante. È un caso, direi, più unico che raro, perché sono veramente pochissime le macchine che non sono a catalogo dell'ABC. Veramente strano. Scriverò 2 righe a signor Trettel, che è l'importatore dell'ABC, perché è un grave errore non aver inserito a catalogo questo tipo di macchina. Come ultima cosa,
ci ha chiesto di effettuare il servizio di verniciatura pinze freno. Le pinze verranno verniciate in color rosso, quindi una volta che noi smonteremo la pinza faremo anche la verniciatura. Io direi che un lavoro del genere è un lavoro di grossa soddisfazione, andiamo a ottimizzare ciascuna delle parti senza esagerare, quindi come avete visto ottimizziamo l'assetto, ottimizziamo l'impianto frenante, ottimizziamo le prestazioni, ottimizziamo lo scarico, rimettiamo a posto il tagliando, la macchina verrà fuori che sarà un gioiellino, ma nel suo insieme rimarrà sempre una Suzuki Swift Sport 1004, con al posto che 129 cavalli ne avrà 25-28 in più, ma comunque nel suo insieme sarà sempre questa macchina, però più godibile, più fruibile. Questo è un po' il senso dei lavori che noi facciamo e per i quali tanti clienti ci chiamano e vengono anche da molto lontano. Io direi che anche per questa Suzuki spero di avervi detto tutto, magari una volta montato il tutto, perché i dischi li stanno facendo, ci vuole ancora una settimana per averli, quindi andremo in consegna non prima del 9 di agosto sicuramente, ma mica tanto prima. Quando avremo pronta la macchina, se riusciremo ad avere ancora l'operatore per quei giorni, vi faremo vedere la macchina finita. Per il momento è solo una descrizione di quello che si può fare su una macchina del genere. Come al solito vi chiedo di cliccare sulla campanella, mettere un like di incoraggiamento e soprattutto iscrivetevi al canale, perché aiutate il canale a diffondersi e soprattutto ricevete le notifiche per rimanere sempre aggiornati su quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!